ennesima bella vittoria esterna della città di Soverato, la sesta in queste prime sette giornate di campionato, e approfittando della sosta della Promosport di Lamezia Terme, fermata appunto per il calendario, la squadra del presidente Mancini si porta a 4 punti di distacco dalle inseguitrici. Sono ancora i Bomber Criniti e Ventura a regalare una vittoria importante in trasferta a Fabrizia contro un Real Fabriziese che d'altra parte anche era andato in vantaggio nel primo tempo. Ma la squadra di Matteo Il Cro ancora una volta dimostra la propria forza, le proprie capacità di saper gestire le partite e a questo punto potrebbe candidarsi davvero come una delle pretendenti alla vittoria finale. Sono 19 punti appunto per la squadra soveratese, seguita adesso da un folto gruppo di inseguitrici, il Bivongi Pazzano che addirittura ne fa 5 in casa alla Sersalese con una doppietta di Marulla e a 15 punti, poi seguono la Promosport ferma come dicevamo per la sosta a 14 e due squadre a 13 punti per la precisione, il Real Montepaone che si fa fermare sullo 0-0 in casa dalla Piscopio, dimostrando che ancora una volta ha qualche difficoltà nel mettere la palla in rete. La stessa cosa era successa alcune domeniche fa nella partita contro il Palermitis, bloccata soltanto al 96esimo. Vince proprio la Stella Mileto in casa proprio con il Palermiti 2-0, dimostrando che almeno tra le pure amiche la squadra del Rombiolo, sarebbe questo il vero nome, quello dello scorso anno, ci sa fare e quindi si porta a 13 punti affiancando appunto il Real Montepaone. Un gol del solito Cariati vi fa vincere la Pino Donato Taverna nella trasferta che aveva a Laureana di Borrello, 1-0 nel secondo tempo e 3 punti che fanno insediare la squadra di Taverna nelle zone alte della classifica. Ricordiamolo che la squadra di Taverna deve recuperare la partita proprio con il Real Montepaone rinviata per la tragedia del ragazzo delle giovanili. Per quanto riguarda l'ultima partita, dobbiamo segnalare la prima vittoria in trasferta, questa volta a Sant'Onofrio, della Rosarnese. Rosarnese che a questo punto lascia l'ultimo posto in classifica proprio al Sant'Onofrio, con 2 punti chiude e il Laureare rimane a 4 punti. E non va bene, come abbiamo detto nel commento, la partita alla Polisportiva Palermiti che viene battuta 2-0 dalla Stella Mileto, una partita abbastanza difficile, complicata, con qualche difficoltà anche per le trasferte lunghe. E purtroppo quest'anno, bisogna annotarlo, questo girone C di prima categoria comporta diverse trasferte lunghe, in quanto le squadre sono 15 in tutto, ma sono dislocate tra le varie province, non ne sono più seccamente e unicamente provinciali. Comunque, vedremo quello che succederà nel corso del campionato. Grazie.